Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, dai volontari della Casa Circondariale Sant'Anna di Modena. Siamo a fine agosto e speriamo che il caldo diminuisca. E le giornate, avete visto, si sono di molto accorciate. Proveremo ad essere con voi anche nell'autunno, sperando che questo porti buone notizie per tutti voi e per tutti noi. La nostra rubrica iniziale è Saluti per voi. Quest'oggi siamo andati a cercare uno scrittore, Ugo Cornia, è di Modena, forse sconosciuto ai più, ma Ugo Cornia ha scritto già 15 libri, non grandi, i suoi libri non sono molto grandi, sono leggibili, sono anche veloci da leggere, sono spiritosi ma molto profondi. Siamo andati a cercarlo proprio perché volevamo farvelo conoscere. Per noi è un vanto, è un cittadino di Modena, ehi. Ma non capita mica tutti i giorni di avere uno scrittore tra i propri amici. Così abbiamo fatto in modo che diventi anche un vostro amico. E ve lo presentiamo con 4-5 domande e 4-5 suoi pensieri proprio per voi. Un saluto per voi, Ugo Cornia da Modena. Buongiorno, chi è Ugo Cornia? Chi è Ugo Cornia non lo so. La vita è qualcosa di aperto, che cambia giorno dopo giorno. E uno è sempre tante cose. Adesso, appena avrò finito di scrivere questo messaggio, prenderò le motoseghe e andrò nel bosco a tagliare gli alberi che uso per scaldare la casa sull'Appennino dove sono in questo momento, che ho ereditato e che si scalda con stufa a legna. Taglio gli alberi che vengono fiaccati dalla neve. Appena tornerò a Modena, farò cose completamente diverse che comportano fatiche diversissime. Non toccherò più motoseghe fino ad aprile, perché uno è un po' la somma di tutto quello che fa. Quindi cosa faccio a Modena? A Modena insegno in una scuola superiore, il liceo artistico Venturi. Vedo i miei amici, cerco di avere una vita emotiva felice frequentando una donna. Gioco una volta a settimana a calcetto, se posso gioco a ping pong. Leggo dei libri di vari argomenti e mi capita anche di scriverne. Quello che sto dicendo, mentre racconto quello che mi capita di fare giorno per giorno, può risaltare urtante a chi è obbligato a restare buona parte del tempo chiuso in una stanza. Situazione che per me è anche difficile da immaginare. Mio nonno è stato in prigione 6 mesi nel 45 e altri 2 mesi nel 52, per vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale. Mia madre me l'ha raccontato solo per brevi accenni, dopo che mio nonno era già morto da anni. Io, visto che ero molto legato a mio nonno, una volta diventato più adulto, ho provato a immaginare che cosa volesse dire, ma faccio veramente fatica a immaginarlo, perché mi sembra una cosa tremenda. Magari mi capita che sono le 3 di pomeriggio e a stare a casa mi sembra che i muri mi vengano troppo addosso, perciò apro la porta, esco e vado in giro per 2 ore. Quindi quello che dico magari vi sembrerà grandi stupidaggini. Perdonatemi se vi sembra così. Grazie Ugo per averci fatto entrare nella tua giornata. Ora volevamo chiederti, ma che cosa vuol dire essere scrittore? È una persona che scrive? Allora potrebbe essere anche lo scrivano, figura nota nelle carceri, nelle sezioni. Tu sei uno scrittore, che vuol dire? Come ti nasce un'idea? Come arrivi a scrivere un racconto, un libro? Mi è capitato pian piano di passare sempre più tempo a scrivere. Ho incontrato all'Università di Bologna due scrittori, Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati. E i pezzettini molto piccoli che scrivevo gli piacevano. Allora quando scrivevo qualcosa glielo davo, soprattutto a Ermanno Cavazzoni, che poi mi telefonava e mi diceva che gli piacevano dandomi coraggio. In genere scrivo cose autobiografiche, cioè basate in qualche modo su quello che mi succede nella vita. Soprattutto quando sono di cattivo umore. Secondo alcuni lo scrivere è una specie di pratica curativa in cui scrivendo si guarisce se stessi. È un'idea molto antica, ha più di 2000 anni. Quindi quello che uno scrive spesso si incrocia con i suoi ricordi, con persone che sono già morte, come i genitori, i nonni, e quindi diventa una specie di magia per riportare al mondo cose che non ci sono più e persone che non ci sono più. Come quando nei sogni
ti capita di riparlare per un po' con tua madre e poi a un certo punto ti svegli e ti accorgi che era solo un sogno e tua madre sparisce in un attimo. Quindi scrivere sarebbe un po' come cercare di fare delle piccole magie per riuscire a parlare coi morti. Ti fabbrichi dentro la testa qualcosa che non c'è più, oppure che non c'è mai stato, oppure ti fabbrichi in testa quel che c'è. E questo pian piano diventa una lunga storia che ti tiene compagnia per un anno finché la scrivi. Devi sapere, Ugo, che ogni carcere, e quindi anche nel carcere di Modena, c'è una biblioteca. Modena ha una collaborazione con la Biblioteca Delfini e diciamo così che i libri in questa biblioteca sono anche belli, molti. È una biblioteca ben fornita. C'è un detenuto che fa il bibliotecario, una volta era pagato, come adesso è volontario, e ci sono degli orari di accesso. Noi ci proviamo a dire ai detenuti che leggere è bello, che leggere può appunto aiutare a far uscire i propri pensieri dalla testa, accantonarli un attimo ed entrare anche in un'altra storia, fermarsi su quest'altra storia. Ma ci sono molte difficoltà. La prima difficoltà è di tipo personale, ovviamente. Quando noi ne parliamo, molti ragazzi ci dicono: ma non c'ho proprio la testa, non c'ho la testa per leggere, non mi viene voglia di leggere, mi fermo alla prima pagina e poi dopo non vado più avanti, non ricordo nemmeno quello che ho letto. Oppure c'è una confusione nella sezione che è difficile concentrarmi su qualcosa. Oppure non ne ho voglia, non ho mai letto. Oppure non so leggere, oppure non c'è manco un libro nella mia lingua, oppure non riesco ad andare, non è sempre bene pubblicizzato l'orario, il giorno in cui io possa andare in biblioteca. Magari ho chiesto ma non mi hanno fatto andare, non si poteva andare, oppure sono arrivata e non c'era il bibliotecario. Quindi diciamo così che è un po' una corsa ad ostacoli. Ma io volevo chiederti, pensi anche tu, come possiamo noi parlare alle persone dicendo che leggere può essere un modo, davvero un aiuto in quella situazione, in quei luoghi, in quella stanza? E leggere, scrivere può davvero essere un aiuto ad evadere un po', o comunque anche solo a pensare attraverso di una storia di un altro alla propria storia, al proprio perché. Che dici tu? Possiamo chiederti di aiutarci in questo nostro desiderio, in questo nostro compito, in questa nostra voglia di essere aiuto alle persone detenute? Grazie. Mi hanno chiesto se leggere o addirittura scrivere può aiutare chi si trova in carcere a passare meglio il suo tempo e forse a imparare qualcosa di sé, degli altri, del mondo. Io questo non lo so e non posso dirvelo, avendo avuto la fortuna di non essere mai stato in carcere. Ma vorrei dirvi due cose. Una di tipo tecnico, come se fossi un allenatore sportivo. Vale sia per il leggere che per lo scrivere. Leggere e scrivere sono cose simili alle pratiche sportive, come correre o giocare a ping pong. Per allenarti a correre devi correre, per allenarti a ping pong devi giocare a ping pong. Dopo un po' tutto ti viene meglio man mano che lo fai. Vale esattamente uguale per il leggere, bisogna leggere e fregarsene di tutto quello che non si capisce. Pian piano, man mano che leggi, capirai di più e tutto diventerà più facile e piacevole. Vale lo stesso anche per lo scrivere. Man mano che provi a scrivere, quello che ti interessa raccontare ti verrà fuori meglio. L'unica differenza rispetto a leggere è che avendola scritta tu ti darà un piccolo piacere perché l'hai fatta tu. Come se avessi fatto qualcosa da mangiare e sia tu che gli altri la trovassero buonissima e dopo un po' dicessero: ma è già finita? Fanne ancora. L'altra cosa che vorrei dire è che mettersi a scrivere qualcosa ti porta per un po' in un altro mondo. Mentre scrivi, se hai trovato piacere nello scrivere, vai a finire in quel mondo particolare, che è quello che stai scrivendo. Il tempo diventa un'altra cosa, vola via, non c'è più. Il tempo finisce per un'ora da qualche parte che non si sa dov'è e tu sei al 100% dentro questa cosa che non sai neanche che cos'è. Poi a un certo punto ritorni dentro al tuo mondo normale, ma sai che per un po' sei stato da un'altra parte. Poi stai un po' nel tuo mondo dove fai le tue cose
e un bel momento ti torna da scrivere qualcosa per 2 o 3 ore, o per 2 settimane torni a finire in quest'altro mondo. E così via. Questa è la mia esperienza della cosa. Grazie Ugo, grazie mille. Ora un saluto per le persone detenute. Io vi saluto tutti in modo fraterno e vi racconto una piccola storia che mi è successa. Quando fai una cosa che ti piace, stai bene. Ognuno ha le sue cose che gli piacciono. 20 anni fa avevo conosciuto un ragazzo della mia età che in carcere aveva iniziato a dipingere e dopo è diventato un pittore. Non tanto perché a fare il pittore guadagnasse tanti soldi, questo non lo so. Spero che abbia guadagnato tantissimo da campare bene, ma non lo so perché ci siamo persi di vista. Ma per 2 o 3 anni, avendo un amico in comune, ci vedevamo ogni qualche mese e lui mi faceva vedere i suoi quadri e me li spiegava. Erano quadri molto belli. Ma questo non c'entra, l'importante è che più che altro che per lui, per la prima volta nella sua vita, stava benissimo. Aveva qualcosa che gli interessava e passava metà delle sue giornate a dipingere e finalmente stava bene. Che più o meno è quello che è successo a me con lo scrivere e quindi lo capivo benissimo. Questo non c'entra in particolare con l'arte, ma col trovare qualcosa che ci piace. Mio padre nel tempo libero si faceva dei mobili copiando i mobili antichi e spariva per ore in garage a fare dei modelli, tagliare legno eccetera. Questo è quello che posso dirvi a partire da quello che faccio e che ho vissuto. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Tamburi Lontani, rubrica di politica internazionale curata dal gruppo Carcere Città di Modena. Oggi parliamo degli Uiguri, minoranza etnica e religiosa duramente oppressa dal governo cinese. Gli Uiguri vivono nello Xinjiang, regione autonoma della Cina occidentale, con circa 22 milioni di abitanti su di un territorio grande più di 5 volte l'Italia e di immensa importanza economica e strategica, visto che confina con 8 paesi: Afghanistan, India, Mongolia, Pakistan, Russia e le 3 repubbliche ex sovietiche Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan. Gli Uiguri chiamano lo Xinjiang Turkistan orientale. Il controllo cinese su questo territorio risale alla fine del 1800. Per 2 volte, in effetti, il Turkistan orientale è esistito come stato indipendente. La prima fra il 1931 e il 1934. La seconda fra 1944 e 1949, quando l'appena nata Repubblica Popolare Cinese ne riprese il totale controllo. Gli Uiguri sono musulmani sunniti originari dell'Asia centrale e la loro lingua appartiene al ceppo delle lingue turche originarie anch'esse dell'Asia centrale. Sono circa 12 milioni e costituiscono il 45% della popolazione dello Xinjiang. Subito dopo vengono gli Han, che sono circa il 41%. Ricordiamo che gli Han sono il 92% della popolazione totale della Cina. Il governo di Pechino è accusato di mirare alla sostituzione etnica degli Uiguri. I cinesi Han che si recano a vivere e lavorare nello Xinjiang ricevono agevolazioni e incentivi e i loro salari sono più alti di quelli pagati per gli stessi lavori in altre parti della Cina. L'evoluzione demografica delle 2 etnie nello Xinjiang è eloquente. Dal 1953 a oggi gli Uiguri sono passati dal 75% della popolazione al 45% e gli Han sono passati dal 6% al 41%. Secondo numerosi rapporti è anche in corso una campagna di sterilizzazioni forzate ai danni di donne uigure. Lo Xinjiang contiene giacimenti di gas e petrolio. Pechino vi ha moltiplicato progetti di sviluppo e investimenti ufficialmente per contrastare il malcontento locale. Ma gli Uiguri lamentano il fatto che gli impieghi più remunerativi siano riservati agli Han. Gli investimenti e le attività di sviluppo sono gestiti dalla Production and Construction Corps, potentissima impresa governativa,
un vero e proprio, sorprendente almeno per noi, Stato nello Stato. È dotata di forze armate proprie che collaborano con esercito e polizia nel cosiddetto mantenimento dell'ordine. Nello Xinjiang la Production and Construction Corps requisisce terre, gestisce 180 fattorie comunitarie, un migliaio di fabbriche, prigioni, scuole, università, mezzi di comunicazione, ha persino propri tribunali. Il suo quartier generale è nella città di Shihezi, che essa stessa ha costruito nei primi anni 50 e che è abitata per il 92% da cinesi Han. Per capire quanto succede agli Uiguri occorre tenere a mente due eventi. Uno, il crollo dell'Unione Sovietica fra 1989 e 1991. E due, l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. La fine dell'Unione Sovietica con la riconquistata indipendenza delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale ha incoraggiato il separatismo di numerose minoranze cinesi. L'attacco alle Torri Gemelle ha permesso al governo cinese di reprimere ogni separatismo usando l'etichetta della guerra al terrorismo. Le tensioni separatiste sono particolarmente forti in tre regioni cinesi: Tibet, Mongolia interna e Xinjiang. Amministrativamente sono tutte e tre regioni autonome. In realtà però sono rigidamente controllate dal governo centrale. Le spinte indipendentiste si sono manifestate non solo con dimostrazioni e rivendicazioni pacifiche, ma anche e sempre più spesso con incidenti violenti ed attentati. Il 5 luglio del 2009 gli Uiguri organizzarono grandi manifestazioni a Urumqi, capitale dello Xinjiang, per protestare contro il linciaggio di due operai uiguri accusati di avere stuprato una donna Han. Scoppiarono disordini, ci furono scontri e la repressione fu durissima. Il governo di Pechino parla di 200 morti a maggioranza Han, mentre il Congresso Mondiale degli Uiguri, con sede a Monaco di Baviera, parla nel suo sito web di più di 1000 morti in maggioranza uiguri e di una ondata di arresti arbitrari e sparizioni. Impossibile stabilire dove sia la verità. Quello che è certo è che la repressione degli Uiguri si è intensificata molto dopo questi eventi. Altrettanto certo è che dopo questi eventi si sono anche moltiplicati gli attentati di stampo terrorista per mano degli Uiguri. Il governo di Pechino parla di più di 200 di questi attentati, fra i quali anche uno contro un centro di culto frequentato da cinesi in Thailandia nel 2014 e uno contro l'ambasciata cinese nel Kirghizistan nel 2019. Di molti di questi attentati, ma non di tutti, è autore lo East Turkestan Islamic Movement, movimento islamico del Turkestan orientale, conosciuto con la sigla di ETIM. Di questo movimento hanno parlato per la prima volta nel 2000 quotidiani russi secondo i quali Osama Bin Laden aveva promesso di finanziarlo. Nel 2002 gli Stati Uniti lo hanno incluso nella lista dei movimenti terroristi. Esistono altri movimenti uiguri basati soprattutto fuori dalla Cina. Non tutti chiedono l'indipendenza, molti vogliono una reale autonomia e rifiutano il ricorso alla violenza. In effetti, ETIM rende un cattivo servizio agli uiguri. Da una parte, viste le forze in campo, non riuscirà mai ad ottenere l'indipendenza. Dall'altra, offre un ottimo appiglio al governo di Pechino per severe misure di repressione. E le misure repressive messe in atto da Pechino sono sicuramente molto dure. La presenza di militari nello Xinjiang è più che raddoppiata negli ultimi anni. Le stazioni di polizia fortificate si sono moltiplicate così come i posti di blocco. I movimenti sono controllati, i pochi luoghi di culto rimasti aperti sono sorvegliati da telecamere e si entra solo dopo essersi fatti registrare. Telecamere sono state situate anche all'interno di abitazioni private. Farsi crescere la barba, pregare in pubblico, pregare in casa se sono presenti ospiti, sono motivi sufficienti per essere arrestati.
Per ogni 10 famiglie c'è un responsabile governativo incaricato di sorvegliare e riferire di attività ritenute sospette. Sui telefoni cellulari viene obbligatoriamente installata una applicazione che permette il totale controllo di chiamate e messaggi. Inoltre, sono stati allestiti numerosi campi di prigionia nei quali è rinchiuso più di 1 milione di uiguri, sfruttati anche come forza lavoro per fabbricare molti dei prodotti che la Cina esporta in tutto il mondo, anche per conto di multinazionali occidentali come Apple e le case di moda Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Immagini satellitari mostrano che in molti di questi campi sono in corso lavori di espansione. La Cina afferma che non si tratta di campi di prigionia, ma di campi di trasformazione attraverso l'istruzione. Secondo le testimonianze di ex prigionieri, poi rifugiatisi all'estero, la trasformazione consiste in un vero e proprio lavaggio del cervello con dura disciplina, sedute di autocritica obbligatoria, lezioni di ateismo, apprendimento obbligato e recita di poesie e canti patriottici. Il New York Times ha intervistato ex prigionieri fuggiti all'estero ed è venuto in possesso di documenti ufficiali cinesi che confermerebbero quanto sopra. In essi si parla anche di arresti indiscriminati eseguiti dalle autorità locali per raggiungere quote prefissate di prigionieri. Lo Xinjiang contiene l'1,5% della popolazione totale della Cina, ma nel 2019 vi è stato eseguito il 20% degli arresti del paese. Questa percentuale esclude coloro che sono reclusi nei campi. Un effetto collaterale non casuale delle detenzioni di massa è la separazione di migliaia di bambini dai loro genitori. Questi bambini sono poi raccolti in centri di insegnamento dove vengono portati a dimenticare le loro origini culturali e vengono istruiti secondo quella che viene definita autentica cultura cinese. Nel mondo non si parla molto degli uiguri e dell'oppressione di cui sono vittime. I paesi musulmani confinanti con la Cina, Pakistan in testa, sono troppo legati all'economia cinese per potersi esprimere liberamente. Solo Malesia e Turchia hanno criticato apertamente la Cina, la Turchia dopo anni di silenzio. Si stima che in Turchia risiedano diverse migliaia di fuoriusciti uiguri, ma non si hanno cifre precise. Il principe saudita Mohammed bin Salman ha parlato, ma non in difesa degli uiguri. Al contrario, ha affermato che il governo cinese ha tutto il diritto di combattere il terrorismo con ogni mezzo. Il 31 luglio scorso, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni nei confronti della Cina, adducendo come causa la persecuzione degli uiguri. In particolare, le sanzioni sono dirette contro la Production and Construction Corps, di cui abbiamo parlato prima. È lecito pensare che queste sanzioni siano dovute alla guerra fredda in corso fra Cina e Stati Uniti, piuttosto che a un genuino interesse dell'amministrazione Trump per i diritti umani. Secondo una inchiesta della Associated Press, almeno 5.000 uiguri si sarebbero uniti ai jihadisti che combattono in Siria. Dalle interviste rilasciate risulta chiaro che questi combattenti non sono minimamente interessati alla guerra in Siria. Quello che vogliono è imparare ad usare le armi, assimilare tecniche di guerriglia, per poi tornare e combattere in Cina. La repressione spinge molti uiguri a radicalizzarsi e armarsi. I loro attentati forniscono nuovo carburante alla repressione che porta a nuove radicalizzazioni. Una spirale distruttiva di cui non si vede la fine. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna. L'articolo 58 dell'ordinamento penitenziario prevede che ogni detenuto, ogni internato possa svolgere, manifestare la propria religione, la propria fede. I detenuti e gli internati hanno il diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa, purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.
Abbiamo sentito il ministro di culto della Chiesa Cattolica che ci ha parlato nelle precedenti puntate di fede, speranza e carità. Oggi, poiché Don Angelo è nelle meritate ferie, vogliamo presentarvi Padre Arletti, che è ministro di culto della Chiesa Cattolica Ortodossa. Padre Arletti celebra a Modena, in un quartiere della nostra città, in una piccola e deliziosa, veramente bella chiesetta, uno storico edificio del 1834, costruito dall'architetto Cesare Costa, che ha lasciato segno di altre belle opere a Modena, tipo il cimitero, la parte vecchia del nostro cimitero. E in questa deliziosa chiesetta Padre Arletti esercita appunto questo culto, è molto seguito. A Modena ci sono molte persone provenienti dall'est e anche nel carcere Sant'Anna Padre Arletti parla con le persone che arrivano dalla Romania, dalla Cecoslovacchia, dalla Russia, dall'Ungheria. Entra, come dire a lui, settimanalmente. Potete fare per lui la domandina per parlare appunto con Padre Arletti e vediamo un po' che cosa ci dice oggi. Salve a tutti, sono Padre Giorgio Arletti. Io sono parroco della Chiesa Ortodossa Tutti i Santi in Modena, Piazza della Liberazione. È una chiesa che appartiene giuridicamente al Patriarcato di Mosca, ma io sono modenese doc e mia moglie è greca e i nostri parrocchiani appartengono a circa 10 nazionalità diverse. Voi sapete benissimo che all'estero, fuori dai paesi ortodossi, le chiese sono dei porti di mare che raccolgono persone di varia origine etnica. Ma quello che forse vi interesserà di più sapere è che io da 26 anni sono il cappellano ortodosso per il carcere di Modena, il Sant'Anna. La mia nomina del Ministero degli Interni, Ministero, chiedo scusa, di Grazia e Giustizia, sarebbe per Modena, Reggio Emilia e Bologna, ma devo purtroppo confessare che a Bologna faccio fatica ad andare perché c'è un altissimo numero di detenuti ortodossi e da solo non ce la posso fare. Per Modena io vado una volta alla settimana, a Reggio una volta al mese. Anch'io, come penso tutti voi, ho le mie idee sulle carceri italiane. C'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male, c'è chi trova mille difetti, c'è chi trova mille pregi. Io mi trovo in una situazione ambigua perché, essendo prete, devo cercare di vedere il positivo ovunque, ma essendo anche un cittadino italiano pensante, devo dire che le nostre carceri hanno alcuni problemi che secondo me devono essere risolti velocemente, se no si rischia di finire come Modena è finita l'8 marzo con una spaventosa rivolta da parte dei detenuti. Cioè, voglio dire che quando l'8 marzo il carcere di Modena aveva fra i 530 e i 560 detenuti per una capienza che come sempre è molto inferiore, voi capite che le situazioni degenerano, la conflittualità aumenta. I miei cristiani ortodossi erano allora circa 40, oggi si sono ridotti dopo i trasferimenti a 8-10, però c'è un dato che purtroppo è importante, ma ci dà molto dolore. Negli ultimi 20 anni il numero dei detenuti ortodossi si aggira mediamente sul 10% della popolazione carceraria. Ci sono città evidentemente che hanno più detenuti ortodossi come Milano, Roma, eccetera, e città invece dove il numero dei detenuti ortodossi è molto minore. Ma a Modena, ad esempio, il numero medio è sempre fra i 20 e i 30. Fra l'altro sono di origine etniche diverse e quindi come loro cappellano cerco di accontentare un po' tutti. Quando celebro, celebro in italiano, in romeno, in russo, in albanese,
cercando come posso di farmi capire da molti, ma soprattutto farmi capire per quanto riguarda il discorso spirituale, e cioè dicendo a tutti che può capitare a tutti di finire in prigione. A Modena noi abbiamo avuto, e mi dispiace dirlo, due sacerdoti cattolici in prigione e un seminarista ortodosso. Quindi è un problema che può capitare nella vita di chiunque. Bisogna riconoscere che, come in tutti i luoghi di lavoro, ci sono degli agenti penitenziari meravigliosi, aperti, disponibili, intelligenti, e ci sono altri invece che spesso non capiscono la funzione che svolgiamo noi volontari, e spesso ci vedono come, diciamo, un bastone fra le ruote che può evidentemente creare problemi. I detenuti è ovvio che ci guardano generalmente bene, anche perché siamo il loro trait d'union fra la famiglia, fra l'avvocato, fra la direzione, con il comandante e via dicendo. Ci sono anche altre associazioni che si danno da fare. Io avrei solo in conclusione una amara osservazione da fare. A noi sacerdoti ortodossi dà molto fastidio il fatto che esista persino il proselitismo in carcere, soprattutto da parte delle sette di origine protestante. Io non potrò mai dimenticare una frase splendida che mi fu detta da un avvocato davanti alla porta del carcere di Bologna. Padre, lei non si preoccupi del proselitismo in carcere, perché è più vergognoso per chi lo compie che per chi lo subisce. Grazie ancora. Anche questa puntata è giunta al termine. Speriamo di avervi interessato, speriamo che ci abbiate ascoltato. Un grazie di cuore a quanto l'hanno resa possibile, e grazie a voi. L'importante però per noi, un rimando: fateci sapere se vi è piaciuto, che cosa vi è piaciuto, ma soprattutto che cosa possiamo fare per essere sempre di più nelle vostre stanze una bella compagnia. Ciao.